Antonino Alibrandi è stato confermato segretario generale della CISL di Messina per il prossimo quadriennio, ad eleggerlo l'assise del 19° congresso territoriale che si è concluso ieri pomeriggio nell'aula magna della Facoltà di Scienze al Polo Universitario del Papardo. In segreteria provinciale è confermata la squadra che lo affianca ormai da 2 anni, Cettina Pizzo e Piero Allegra. Sono stati 2 giorni intensi di lavoro, di confronto e di proposte da parte di tutti i rappresentanti politici, istituzionali e di associazioni che hanno dato un contributo di fattiva collaborazione al congresso. Una CISL che parte con una carica in più, sicuramente oggi questi 2 giorni sono state 2 giornate bellissime, soprattutto sotto l'aspetto del contatto umano, perché in presenza non si era mai fatta ancora un'iniziativa dall'inizio della pandemia. Una CISL che ha avuto tanti contributi da tutte le parti che hanno partecipato al congresso, anche quelle istituzionali, che vuole costruire un grande patto sociale e che punta al rilancio vero del territorio. Lavoreremo su questo, siamo convinti, abbiamo fatto vedere anche la nostra forza territoriale, ma dall'altro lato abbiamo voluto dedicare all'interno di questo nostro congresso uno spazio ai giovani, con la presenza proprio fisica dei giovani del Verona Trento, dell'Antonello, ma di tanti altri giovani che fanno parte della nostra associazione. Siamo convinti che il futuro sta lì, che il futuro sta nelle periferie e noi su questo vogliamo lavorare. I nostri operatori sono stupendi, sono speciali perché hanno sempre, sempre garantito in questo periodo drammatico la loro presenza, anche rischiando in prima persona, perché dico qualcuno dei nostri è rimasto contagiato, dico per dare servizi sempre alla comunità. Quindi un grande senso di responsabilità, non è mai mancata la copertura dei nostri uffici sotto questo aspetto e noi di questo ne siamo fieri, ma soprattutto è un grande significato per il territorio intero, cioè significa che noi abbiamo una struttura dei servizi che è fatta di sindacalisti veri, quindi sotto questo aspetto noi non finiremo mai di ringraziarli, ma ne siamo certi perché abbiamo ovviamente bisogno di riorganizzarci anche su questo aspetto con le nuove tecnologie, ci stiamo già lavorando, siamo abbastanza avanti, ma siamo sicuri e siamo certi di avere una bella struttura che può dare sempre più risposte con i servizi al territorio.